Siamo con Fabio Corbi Corbani del team Aras 77. Fabio, con il tuo team hai partecipato a questo step 1 di qualificazione della Poker Champions League. Purtroppo per te, infatti lo stiamo intervistando, non è andata. Non è andata decisamente bene, però vabbè, ci sta, insomma, la struttura era abbastanza rapida, non era, diciamo, il mio ideale, però, diciamo, avendo guadagnato questo pacchetto nel nostro team, ho provato a giocarmene, insomma, non è andata bene questa volta. Fabio, siete venuti in tantissimi, del team Aras 77, il vostro capitano è Sara Viozzi, giocatrice professionista di poker in questo mondo da tanti anni. Ci racconti un po' come funziona il discorso del team? Allora, il team è semplicemente un gruppo di appassionati che fanno capo ovviamente a Sara Viozzi, Unica Pro, e che organizza online, venendo un po' raccolti un po' da tutte le parti d'Italia, e organizza dei tornei interni per poter dare la possibilità ai normali appassionati di partecipare ad eventi di un certo spessore, importanti live, cosa che non potrebbe mai riuscire a ogni singola persona a realizzare questo progetto, insomma. Quindi dall'online l'Unione fa la forza e transita il team al live. Quanti siete oggi qui alla PCL? Oggi siamo in sei, e tutti i ragazzi che ormai ci conosciamo e ci rapportiamo quotidianamente, per cui l'incontrarci live già è motivo di soddisfazione. E comunque è bello seguire, stare dietro, avere un team, nonostante adesso io sia fuori, mi piace seguire e sperare, tifare proprio, perché in fondo è, diciamo, un gioco sport che ci appassiona. Quindi l'anima sportiva del Texas Hold'em è racchiusa nel team di Aras 77, ce l'ha raccontata Fabio Corbani e di tanti altri team che sono presenti qui alla Poker Champions League. Grazie. Grazie a voi.